Grazie prima di tutto al coro dell'Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure, guidato dal maestro Roberto Sidoli, che ci accompagnerà durante l'inaugurazione della nostra fiera. Buongiorno a tutti, cari concittadine e cari concittadini. Oggi inauguriamo la nostra 44esima fiera dell'agricoltura, industria e artigianato. La nostra è una fiera giovane e proprio per questo quest'anno abbiamo voluto dare spazio ai giovani. E quindi ringrazio in primo luogo i ragazzi che si sono dati da fare per organizzare la nostra fiera. Ringrazio i ragazzi del Consiglio Comunale, qui c'è vicino a me c'è il Sindaco Federico, anche loro hanno lavorato per il giornale, hanno lavorato per la fiera, i ragazzi del coro, è proprio una fiera all'insegna dei giovani, abbiamo lavorato proprio con i giovani e per i giovani in questa fiera. Do subito la parola a Don Stefano per la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, disponga il nostro cammino nella prosperità e nella pace, perché in mezzo alle vicende del mondo sperimentiamo sempre la sua protezione. Per Cristo nostro Signore. Vicino a me stamattina abbiamo l'onore di avere con noi il presidente della nostra regione, Stefano Bonaccini, al quale lascio subito la parola. Grazie sindaca, qui con noi tante fasce tricolori a rappresentare le istituzioni di questo bel e forte territorio. Io sto terminando i miei due mandati da Presidente di Regione e non ho dubbi che nei prossimi secoli, non nei prossimi decenni, non succederà più a chiunque mi dovrà succedere di dover gestire in 10 anni la ricostruzione di un terremoto da 12 miliardi di euro di danni, una pandemia che ha colpito, e voi lo sapete bene da queste parti, ha colpito l'Emilia Romagna e il Veneto e la Lombardia per primi al mondo dopo Wuhan, e un'alluvione di recente, un anno fa, da quasi 9 miliardi di euro di danni, che è entrata nei 3 eventi più catastrofici al mondo nel 2023, evento peraltro con 4 miliardi e mezzo di metri cubi d'acqua scaricati in pochi giorni, mai registrato nella storia del nostro paese. Nonostante questo, a riprova della forza degli emiliani e dei romagnoli, nel 2023 l'Emilia Romagna ha chiuso l'anno con il record di esportazioni nel mondo che aveva raggiunto l'anno precedente. Erano stati 83,1 miliardi di euro di merci esportate, nel 2023 si è superato gli 85 miliardi. Quando la Presidente del Consiglio ci ha definito la locomotiva del paese, è perché sa perfettamente che questa terra, negli ultimi 9 anni, è cresciuta da un punto di vista della produzione di ricchezza più di ogni altra in Italia. Se divido il totale delle esportazioni, visto che anche voi siete una terra che esporta tantissimo,
Per il numero di abitanti, ognuno di voi l'anno scorso ha esportato qualcosa come 19.200 euro a testa di prodotti. Al secondo posto italiano c'è il Veneto con 16.900, quindi 2.300 euro a testa in meno. Al terzo la Lombardia con 16.300 euro, 3.000 euro a testa in meno. Questo garantisce lavoro, garantisce economia, reddito, possibilità di fare impresa e ricadute nei territori. Segnalo che abbiamo diverse eccellenze, noi siamo la regione che in Europa ha più prodotti IGP e DOP, valgono da soli 3 miliardi e 100 milioni di euro di esportazione, il totale italiano è 7, ne abbiamo quasi la metà. D'altra parte i primi 4 prodotti esportati nel mondo, quelli certificati a qualità europea, si chiamano parmigiano reggiano, grano padano, aceto balsamico di Modena, prosciutto di Parma. Questa provincia è la più piccola dell'Emilia Romagna, ma è l'unica in Italia, tra le oltre 100 province, che ha 3 salumi DOP. E quindi anche voi contribuite tanto a tenere alto questa qualità di ciò che si produce. Ho citato l'agroalimentare, potevo citare la meccanica, la meccatronica, i motori. E dall'altra parte abbiamo raggiunto un altro record lo scorso anno, nonostante l'alluvione, che è 62 milioni sono di presenze turistiche in Emilia Romagna. Quando io venni eletto presidente la prima volta 10 anni fa, nel novembre del 2014, chiudemmo l'anno con 45 milioni di presenze. Sono aumentate di 17 milioni in 10 anni, grazie al lavoro di tutti. Sta crescendo un turismo che non riguarda più solo la costa adriatica, ma riguarda soprattutto l'entroterra, le città d'arte, i borghi antichi, l'Appennino. E questo riguarda una terra e ci avvantaggia la nostra posizione geografica da unica regione posta in orizzontale nello stivale italiano. Tant'è che l'80% delle merci e delle persone ogni giorno, se si spostano nel paese, sono costrette a passare dall'Emilia Romagna. Abbiamo spinto molto su ciò che oggi il turismo richiede o va per la maggiore, quello sportivo, quello culturale, quello ambientale, quello enogastronomico. Preparateli, tra poche settimane a Piacenza partirà la terza tappa del Tour de France. Dopo 110 anni di storia della Grand Boucle siamo riusciti a portarla, lo dico con orgoglio, la partenza e le prime 3 tappe in Emilia Romagna. Si attendono 2 milioni di persone sulle strade nelle prime 3 tappe, 150.000 camere d'albergo prenotate. Se siamo diventati una regione con la qualità della vita e l'aspettativa di vita tra le più alte al mondo, non è grazie a un diritto divino, ma è grazie ai sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori che si sono spaccati la schiena, hanno sempre saputo rimboccarsi le maniche, e questa responsabilità io, come non ho dubbi tutti quelli che qui ricoprono e hanno la fascia tricolore addosso ricoprendo ruoli importanti istituzionali, sentono, cioè lasciare, hai parlato dei ragazzi, ai nostri bambini, alle nostre bambine, un futuro che dia loro le stesse opportunità che la mia generazione ha ricevuto da chi ci ha preceduto, loro peraltro spesso senza nemmeno poter studiare. È per questo che vado molto orgoglioso di quello che abbiamo tutti insieme saputo fare. Siamo famosi per essere una Motor Valley, una Food Valley. Noi diventeremo la principale Data Valley europea tra le prime al mondo. Il G7, ringrazio di questo il governo, a luglio su intelligenza artificiale, nuove tecnologie e Big Data, si terrà a Bologna, nel cuore dell'Emilia Romagna. E soprattutto in queste ultime settimane sto incontrando gli ambasciatori dei più grandi paesi del mondo, dalla Repubblica Popolare Cinese agli Stati Uniti, dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al Canada, così come grandi multinazionali che verranno a investire ad aprire uffici nella nostra regione. Mettetevi il cuore in pace, nel 2030 un terzo dei ragazzi di oggi farà lavori che non esistono. Nel 2050 oltre 2/3 dei bambini di oggi o di chi deve nascere farà lavori che oggi non esistono in natura, e quei lavori deriveranno dal grado di innovazione robotica, tecnologica e digitale. Noi ci mettiamo 100 metri avanti. Pensate che abbiamo acceso un anno fa, alla presenza della ministra Bernini, del presidente Mattarella e delle istituzioni europee, un supercomputer Leonardo, che è il più potente per capacità di calcolo in Europa, il quarto al mondo, che in un secondo fa 250 milioni di miliardi di operazioni di calcolo. Vi vedo stupiti, non preoccupatevi,
Io che ve lo dico non so cosa vi sto dicendo, però mi hanno detto di spiegarvela così. Ma si capisce immediatamente qual è la competitività che dobbiamo reggere per dare ai più giovani un futuro che gli dia opportunità, ma soprattutto per permettere alle nostre imprese o alle nostre università di poter competere anche nei prossimi anni e decenni con i territori più avanzati d'Europa e del mondo. Tenere insieme questo, l'innovazione tecnologica, digitale e robotica, ha a che fare anche però col mantenere vive, come fate oggi qui molto bene, le tradizioni. Perché in quelle tradizioni ci sono i sacrifici di tanti, ma che poi sono diventati un patrimonio che nel mondo spesso ci invidiano. Grazie. E poi un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti comunali, perché se noi siamo il front office, dietro di noi c'è tutta una macchina amministrativa che lavora. Quindi tutti i dipendenti comunali, tutti gli hauser che ci aiutano sempre nelle nostre attività. Quindi un bel applauso ai nostri dipendenti comunali. Grazie. Grazie a tutti. Stiamo per fare una cosa nella quale crediamo tantissimo, perché è un riconoscimento a attività storiche, attività di vicinato che fanno parte della nostra cultura e della nostra tradizione. Chiamerei la famiglia Sala Marazzola. La famiglia Sala Marazzola sono titolari di un forno. E quest'anno festeggiamo i 50 anni di attività, quindi chiedo al nostro presidente Stefano Bonaccini di consegnare la targa di riconoscimento a Bottega Storica. La mamma. Bene, ci avviciniamo al nastro per il taglio. Uno, due, tre, vai! Buona fiera a tutti!